Ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio registrare qualcosa di diverso dal solito che non ho mai fatto sul mio canale, ovvero voglio provare insieme a voi tutta la nuova collezione di rossetti che uscirà a novembre di L'Oreal. Il pacco è gigante, ragazze, mi è arrivato l'altra mattina, sì, e voglio farvi vedere la confezione dove sono contenuti tutti i rossetti, perché è veramente meravigliosa. Eccola qua, tutta nera, è proprio una scatolina con effetto tipo pele del serpente, diciamo. Poi c'è questa grande medaglia dorata e guardate, voilà, abbiamo 4 rossetti con il pack blu, poi da quest'altra parte ne abbiamo altri 4 con il pack verde, e tolta questo tappetino, questa tovaglietta, non so come chiamarla, ce ne sono altri 4 con il pack nero. Sono colori abbastanza particolari, ad esempio abbiamo dei verdi, dei blu, dei viola, quindi sono veramente curiosissima di provarli, anche perché mi conoscete, sapete che non sono una tipa da colori così particolari, però mi sembrava carino registrare un video del genere. Ogni tanto mi piace come, insomma, mi piaceva come idea, quindi ogni tanto ci può stare. E partiamo subito a questo punto. I rossetti, come vi dicevo, usciranno a novembre, quindi manca ancora un mesetto, dai, ormai siamo a fine settembre. E ovviamente, oltre ai rossetti, all'interno ho trovato anche la cartella stampa. Il costo di questi rossetti è di 16,90€ e ci sono appunto 4, 8, 12 colorazioni. Come vi dicevo, abbiamo appunto colori molto particolari, ad esempio questo viola che sono curiosissima di provare. Poi c'è anche un rossetto shimmer, insomma adesso li vediamo tutti e vediamo più che altro com'è la resa sulle labbra, che veramente sono curiosa, molto curiosa. Parto dai rossetti con il pack nero, alcuni di questi sono colori più naturali, come ad esempio questo. Partiamo dai colori soft e poi andiamo a quelli più strong, più particolari. Questo è il classico color nude nei toni pesca, sicuramente adatto a tutti i tipi di occasioni, sia per il giorno che per la sera, e tra tutta la collezione questo è appunto il colore più classico, diciamo quello più rivisto, quello che si vede più spesso. Il profumo devo dire che è molto piacevole, e un'altra cosa che mi piace molto è anche la forma del rossetto, che va proprio a punte, quindi si riesce ad andare anche negli angolini, i lati della bocca, quelli più sottili, senza fare troppe sbavature. Questo colore devo dire che mi piace tantissimo, sicuramente lo utilizzerò molto spesso, poi sapete che io amo i colori nude, quindi assolutamente questo non può che non piacermi. Questo è il classico rosso scarlatto, e anche questo colore non può assolutamente mancare nella collezione, nella vostra collezione di rossetti. Questo, a differenza del precedente, lo trovo un colore più adatto per la sera. Questo sì, è decisamente un colore molto più intenso, però mi piace molto, sicuramente, come dicevo prima, più adatto per la sera. E un'altra cosa che ho notato di questo colore, che va a sbiancare, non so se ci fate caso, i denti, quindi yeah, questa cosa mi piace molto. E un'altra cosa che ho notato, il colore è pieno, è super super pieno, basta una passata e il rosso è subito bello coprente, quindi anche questo colore approvato. Questo è l'unico colore della collezione shimmer, dona proprio un tocco di luce, è un colore molto molto chiaro. E questo lo trovo perfetto da utilizzare la mattina prima di uscire di casa per andare a lavoro. L'applicazione di questo è veramente semplicissima, perché appunto essendo un colore molto chiaro non ci sono i rischi di sbavature. È molto molto luminoso, molto shimmer. Io preferisco i rossetti opachi, però questo per avere un tocco di luce sulle labbra, magari un po' di mascara e poi questo rossetto e siete a posto. Anche questo comunque è un colore che mi piace, preferisco gli altri due, però anche questo sicuramente lo utilizzerò. Adesso invece si passa a colori decisamente più scuri, più strong. Questo è un classico color mora, un viola molto molto intenso, non adatto sicuramente a tutte le occasioni e sicuramente non a tutte le persone un colore così può piacere, perché comunque è molto particolare e molto forte, e io non sono solita utilizzare rossetti di questo tipo, però sono curiosa di vedere come sulle labbra. Questo invece è un rossetto che non fa assolutamente al caso
mio, lo trovo troppo scuro, troppo particolare, è anche abbastanza difficile da stendere, nel senso che essendo comunque un colore molto scuro si vedono subito i difetti, le piccole imperfezioni, e no, non fa assolutamente per me. Vediamo invece un colore così come si rimuove, se viene via facilmente. Sì, per quanto riguarda la rimozione, con un po' di acqua micellare il rossetto viene via abbastanza velocemente. Adesso passo ai rossetti dal pack verde e partiamo da questo colore. Anche questo è un colore abbastanza portabile a vederlo così, poi lo vediamo sulle labbra. È un color caramello con all'interno forse una punta di rosso. E anche questo, come tutti gli altri, è opaco. Questo è sicuramente un colore più facile da applicare rispetto a quello viola. Lo trovo anche perfetto per questo periodo, per l'autunno, perché è un classico colore autunnale, un arancio molto bello, anche questo non troppo difficile da portare. Sicuramente anche lui lo utilizzerò molto spesso, adesso poi che arriva l'autunno direi che è proprio perfetto. Adesso passo questo colore che non vedo l'ora di vedere sulle labbra perché mi ispira tantissimo. Questo è un classico nude dai toni caldi e lo trovo anche perfetto con il look di oggi. Secondo me sta bene sia con l'ombretto che ho indosso, ma anche con questa magliettina di Zara. Essendo un colore molto molto chiaro, non è poi così facile l'applicazione. E poi una cosa che ho notato è che rende i denti un po' più giallini. È comunque un colore che mi piace, però non so, mi aspettavo qualcosina in più. Adesso invece vado a provare questo rossetto che è molto particolare e anche questo, vederlo così, mi incuriosisce molto. È un marrone opaco, veramente bellissimo, anche questo lo trovo perfetto per questo periodo. Adesso che arriva l'autunno trovo questi colori molto belli, sia per quanto riguarda gli outfit, quindi i vestiti, che gli accessori, ma anche in questo caso il make-up, rossetti e ombretti. Applicato sembra quasi un grigio, è un colore che non mi dispiace, sicuramente non è adatto a tutte le occasioni perché comunque è abbastanza particolare, però tra tutti i rossetti particolari che ho provato fino adesso, questo è il mio preferito. L'ultimo rossetto con il pack verde è un rossetto verde, rossetto color cacchi verde militare, anche questo molto molto particolare, molto scuro e a primo impatto non mi fa impazzire, non lo trovo molto adatto per me. Come mi immaginavo, questo non è un colore che fa per me, no, non mi piace, questo lo boccio. Siamo arrivati alle ultime 4 colorazioni. I rossetti con il pack blu, questi sono molto particolari. Partiamo da questo che assomiglia molto al grigio che ho provato prima. Poi tra l'altro le mie labbra adesso non le sento più, si sono molto arrossate a forza di metti, togli, metti, togli, metti, togli. Però una cosa che devo dire che di questi rossetti mi piace molto è la loro formulazione, perché sono belli cremosi e vedo che si stendono molto facilmente, indipendentemente poi dal colore, però l'applicazione non è male. Ci sono quelli che ovviamente essendo colori più normali, insomma, non così particolari, non scuri, si applicano meglio, però nel complesso la formulazione di questi rossetti mi piace molto. Questo colore devo dire che mi piace, sempre un grigio abbastanza scuro, molto scuro, però per qualche occasione particolare, magari anche adesso che arriva Halloween, così è un colore che ci può stare secondo me, mi piace. Questo è un colore ancora più scuro del precedente, è un marrone molto molto scuro, un classico color cioccolato, devo dire, sì. Mi ricorda il cioccolato fondente. Anche questo personalmente lo trovo un colore un po' troppo forte, è quasi nero, è scurissimo, molto molto particolare, e questo è un colore che sicuramente non indosserò molto spesso, anzi forse non indosserò quasi mai perché lo trovo veramente troppo troppo forte. Questo è sicuramente il colore più originale di tutta la collezione, almeno fino a quelli che abbiamo visto adesso, ormai ne mancano soltanto 2, è un classico, è un blu scuro, molto scuro, non ho mai provato in vita mia un rossetto blu, non li ho mai acquistati, quindi sono curiosa di vedere come si comporta con me sulle mie labbra poi. È un colore molto difficile da applicare, infatti non è proprio perfetto, ci sono delle imperfezioni.
E no, non fa per me, come immaginavo, non fa per me, lo trovo, mi sento proprio con questo rossetto una fatina, non lo so, e no, ci sono ragazze che mettono questi rossetti molto molto particolari, però per il mio stile, per come mi trucco, non ce lo vedo molto su di me, perché è proprio blu, è scuro, però è un blu elettrico, e non sta bene con tutti i tipi di make up, non è adatto sicuramente a tutte le occasioni, è veramente particolarissimo, che adesso che mi guardo poi non è neanche così male, però non fa parte, sono colori che non fanno parte di me questi, no. E adesso passiamo all'ultimo colore. Questo è un altro colore molto particolare, è un viola, è proprio il classico viola, anche questo sono curiosissima di vederlo sulle labbra, quindi vado a togliermi, prendiamo un altro dischetto, l'ennesimo dischetto di cotone che sto utilizzando oggi, un po' di acqua micellare, andiamo a togliere il rossetto blu e passiamo al rossetto viola per concludere in bellezza. Però per essere colori così scuri, davvero vengono via velocissimamente. Questo è proprio un viola magnetico, un viola elettrico, un colore veramente molto molto forte. Anche questo colore, un po' come il blu, è abbastanza difficile da stendere, nel senso che comunque anche le piccole sbavature si notano, però a differenza di quello blu, questo viola lo preferisco, è veramente particolarissimo ed anche un tocco di luce al make up, lo trovo veramente, essendo appunto un colore elettrico, molto molto luminoso, non mi dispiace, anche lui come blu non è messo proprio perfettamente, però pensavo peggio, nel senso che non me lo vedevo così bene, diciamo, non mi dispiace. No, particolare, però non mi dispiace. Nulla ragazze, concludo il video con questo rossetto. Io spero di avervi tenuto compagnia o perlomeno di avervi dato qualche consiglio. Se avete intenzione poi di acquistare questi rossetti, almeno avete la possibilità di vedere com'è l'applicazione, com'è poi il rossetto una volta applicato sulle labbra, perché tante volte si swatcha sulla mano quando si è in profumeria, in negozio, e poi una volta a casa visto sulle labbra non sempre può piacere. E questi, comunque essendo colori molto particolari, è bene vederli sulle labbra prima di acquistarli. Detto questo, io comunque spero di avervi tenuto, come dicevo prima, compagnia, vi mando un grandissimo bacio, vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale per non perdere tutti i miei prossimi video e di attivare la campanella, così vi arriverà tutte le volte che caricherò un nuovo video la notifica. Detto questo, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video, ciao!